Aggiungi un posto in camera che c'è una muffa in più. Ciao, sono Giuseppe la Chiappa Muffa ed è scattato ufficialmente il conto alla rovescia per Natale. Meno 5. Ormai è tutto pronto, l'albero è fatto, i regali sono sotto l'albero, ma c'è soltanto un dettaglio che forse non abbiamo considerato. La muffa! Ebbene sì, ragazzi, quest'anno l'inverno è arrivato un po' in ritardo, anzi forse parrebbe che non è nemmeno arrivato. Ma a giudicare da tutte le richieste in privato che ricevo tutti i giorni su tutti i miei social, qualcuno ha ricevuto la visita da parte della muffa, che puntuale si ripresenta, o meglio rinasce dalle sue ceneri, quando la stagione comincia a diventare più fredda, chiudiamo le finestre, bla bla bla, la sapete già la storia. Consigli di sopravvivenza per salvare il Natale. Consiglio numero 1. Non spostate l'albero per nascondere la macchia di muffa, perché non sta bene e non sarebbe nemmeno tanto igienico. Consiglio numero 2. Se tutto va come deve andare, potreste avere un bel po' di gente a casa a mangiare e quindi il tasso di umidità potrebbe innalzarsi esponenzialmente e accelerare un fenomeno che già era in corso. Quindi se avete un orologio che misura il tasso di umidità, accertatevi che voi e i vostri ospiti non superiate il 65-70% in pianta stabile. Prestate molta attenzione a come arieggiate casa, perché in quei 3 giorni topici, 24, 25, 26, si accumuleranno molti più vapori e il 27, 28, 29 di solito ne paghiamo le conseguenze. Consiglio numero 3. Se hai delle macchie di muffa, non pensare di nasconderle pulendole con la candeggina, perché potreste arrivare troppo a ridosso con l'inizio dei festeggiamenti e si potrebbe sentire un odoraccio nell'aria che ti farebbe fare brutta figura e non fa bene alla salute. In pratica ti sto dicendo tra le righe che se hai dei problemi di muffa a 5 giorni dal Natale, sei ancora in tempo per uscire di casa, prendere la tua macchina e procurarti un prodotto e una vernice per eliminare la muffa, anche solo temporaneamente, ma almeno eviti di accumulare spore su spore che prima della Befana potrebbero diventare una colonia assolutamente insopportabile. E se pensi che la muffa non sia un tuo problema perché adesso hai la testa alle festività di Natale, ti ricordo che la muffa non va in vacanza e quindi significa che aspetta in agguato le condizioni ideali e quindi una quantità di cibo per lei spropositata che sta per arrivare oltre che per te, per potersi moltiplicare e colonizzare le tue pareti, i tuoi oggetti, eccetera eccetera. Il fatto che sul calendario sia un giorno rosso festivo per lei è ininfluente. Se hai un problema di muffa, bloccalo immediatamente con tutti i rimedi che ti vengono in mente, possibilmente efficaci e sicuri per la salute. Tieni d'occhio il tasso di umidità, fai in modo che ci sia un ricambio d'aria mentre che mangerete e vi divertirete, perché più umidità accumulate e più acceleriamo la reazione della muffa, che può crescere letteralmente in casa tua nel giro di pochi giorni. E se in questo momento hai bisogno di metterci una pezza perché non sai cosa fare, la candeggina ha fallito, l'aceto non funziona e ti serve per condire l'insalata, scrivimi un messaggio privato e saprò darti un consiglio. Se questo video ti è piaciuto, ma soprattutto ti è stato utile per salvare il tuo Natale, lasciami un mi piace, condividi, iscriviti a questo canale, ma noi ci vediamo sicuramente prima delle feste natalizie. Ciao da Giuseppe e basta muffa!